Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per vedere cosa è successo in casa biancorossa. Teramo reduce dal pareggio a Castellammare di Stabia 1-1 contro la Juve Stabia, in quello che era un vero e proprio scontro diretto in salsa playoff, anche molto temuto se vogliamo, alla vigilia, soprattutto per come erano andate le due partite precedenti. Quella in trasferta contro la Casertana e quella dell'infrasettimanale contro il Potenza. Si aveva molto timore di quella che poteva essere la trasferta al Menti. Invece, specie nella ripresa, non perché sia venuto il gol, ma specie nella ripresa, la formazione di Massimo Paci ha dimostrato di essere non solo all'altezza dei campani, ma potenzialmente sembrato poter portare a casa l'intera posta in palio. Non è stato così, la vittoria è di nuovo rimandata, ma l'appuntamento è per domenica, quando al Bonolis arriverà la Paganese. Peraltro la Paganese prima del turno di riposo. Oggi sono stati calendarizzati gli orari da qui fino alla fine della stagione e poi li vedremo insieme in questa serata di Champions, dove gioca la Lazio, ovviamente lo seguiremo finché saremo in onda, contro il Bayern Monaco. La sfida è complicatissima, credo che sia appena iniziato, perché insomma iniziava alle 21. E vedremo come andrà la formazione di Simone Inzaghi. Dall'altra parte c'è un Atletico-Chelsea, che è un po' un classico oramai delle sfide di Champions League. Do la buona serata ad Ania Cantagalli e Andrea Costantini. Ciao Ania, ciao Andrea. Ciao a tutti. E se per il diavolo biancorosso è stata una domenica tutto sommato positiva, per un altro tipo di diavolo, insomma, è stata una domenica un po' così. Buonasera Francesco Di Francesco. Ciao. Salve a tutti, buonasera. Questo me la dovevi concedere. Non rispondo alle provocazioni. lo so. Però va bene, è un modo come un altro per cominciare con un sorriso in una, esatto, una trasmissione. Mettiamola così. Mettiamola così. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-73-7060. Saluto in regia anche Maurizio Daguì, la cui mascherina, che vi consiglio sempre di utilizzare, mi ricorda che giovedì prossimo, allora ne approfitto, giovedì prossimo 4 marzo ricomincia anche l'appuntamento con Velo dedicato al ciclismo. Domani ci sarà la presentazione del percorso del Giro d'Italia e noi da giovedì prossimo ovviamente saremo in onda alle 21 fino alle 22.30, sempre su TV6, canale 14 e il digitale terrestre, con la trasmissione ideata da Luciano Rabottini. Sarò io in conduzione, come oramai da 11 anni a questa parte, e con noi ovviamente confermatissimo anche Riccardo Magrini. Ma ovviamente queste sono cose che affronteremo dalla settimana prossima. Vediamo ragazzi un po' la classifica, perché la classifica non si è mossa tanto per Teramo e Juve Stabia, però in questi casi... E parto da te Francesco, anche difendere la posizione è una cosa su cui ogni tanto io batto nelle conferenze stampa con i giocatori, con il mister. Cioè stare lì nella bagarre significa anche sapere quando non devi prenderle, non solo i gol ma anche i risultati negativi. E questo poi, la fortuna aiuta gli audaci, perché poi il Foggia non è andato, non ha fatto bene, il Palermo non ha fatto bene, la Casertana non ha fatto bene, alla fine questo è un punto che tiene dietro la Juve Stabia e consente anche di guadagnare un minimo, perché quando sei lì a battagliare il punto può fare la differenza. Dai, l'ho messa anche questa abbastanza bene. Tutto perfetto, però adesso bisogna vincere contro la Paganese. Paganese che tra l'altro domani recupererà la gara interna con il Catania, e se è vero che tutti gli allenatori, da chi è primo in classifica nella massima serie a chi è ultimo in terza categoria, quando gli fa comodo per giustificarsi o per dire altro, ma noi abbiamo riposato, ma noi stiamo giocando ogni tre giorni, ma noi qua o noi là, e quindi la Paganese che gioca in casa con il Catania poi deve venire a Teramo, quindi con una partita in più, il Teramo che può lavorare in assoluta tranquillità e che dovrà verosimilmente fare di tutto e magari anche di più, come si suol dire in casi del genere, per battere la Paganese, per tornare alla vittoria e per dare, come devo dire, corpo e forza all'ottimo pareggio di Castellammare di Stabia. Ci hanno chiesto da casa,
Mi spiegate perché, penso Paolo, mi spiegate perché questa squadra ha alti e bassi? E poi ha anche spiegato meglio, una sconfitta brutta, rovinosa, ma come quella di Potenza, e poi una buona partita, non ottima perché ottima sarebbe stata la vittoria, una buona partita molto solida contro la Juve Stabia. Perché credo che quando magari dal punto di vista dell'atteggiamento e anche dal punto di vista delle motivazioni il Teramo è un po' più sollecitato, in qualche modo dal punto di vista del carattere riesce a rispondere. Quando ci sono, quando c'è da reagire, più o meno il Teramo ha sempre reagito, ha sempre messo in campo un determinato tipo di atteggiamento. Poi che questo atteggiamento non si sia purtroppo spesso tradotto in punti, insomma, più di quelli che siano arrivati, un altro discorso, però dal punto di vista dell'atteggiamento credo che comunque la squadra più o meno ci sia sempre stata. La sconfitta contro il Potenza è stata brutta dal punto di vista dell'atteggiamento, ma anche perché è arrivata comunque tra le mura casalinghe, la prima sconfitta al Bonolis dopo quasi un anno, comunque credo che un po' abbia ferito nell'orgoglio la formazione di Paci. Da lì ne è venuta fuori una prestazione solida, come hai detto tu, contro la Juve Stabia. Per stessa ammissione di Paci, magari il Teramo avrebbe dovuto fare qualcosina in più per vincere la partita, anche perché nel secondo tempo la Juve Stabia era davvero sulle corde, mancavano nove elementi alla formazione di Padalino per Covid e infortuni vari, quindi comunque magari un po' di rammarico per un mancato successo c'è, credo che ci sia stato, come ha sottolineato anche il tecnico. Però rimane appunto il buon atteggiamento e magari anche un po' la speranza che questo atteggiamento visto a Castellammare possa essere un po' una replica di quello visto a Palermo all'inizio del girone di ritorno. Dopo quella buona prestazione di Palermo è arrivato il successo contro il Bari. Magari adesso, dopo questa risposta nell'atteggiamento, soprattutto a Castellammare, potrebbe arrivare e dovrebbe arrivare, come ha detto Francesco, un successo contro la Paganese per iniziare bene il filotto, insomma, di gare casalinghe, 4 nelle prossime 5 per il Teramo. Ania, ti chiedono da casa, in realtà sono due le domande. La prima, con questo blocco totale dei campionati giovanili, quello che è una parte del capitale di una squadra di calcio, non pensi che si stia sfaldando? In realtà poi il campionato Primavera 3 è ripreso, il Teramo ha giocato contro il Matelica, se non erro, non è proprio sabato. E poi in subordine, se Maurizio me lo fa rivedere, perché era su una punta che dovrebbe arrivare dai dilettanti, se è uno scenario possibile. Beh, in questo momento, riferito a quest'ultima domanda, no, non credo, ma è una domanda per l'immediato. Eccolo qua, chiedevano un eventuale attaccante dai dilettanti, perdonami, dai dilettanti potrebbe arrivare pensando in chiave futura, quindi credo che anche l'arrivo magari intende sia in chiave futura, non lo so, provo ad interpretare. Non so, siccome domani c'è anche tra l'altro una conferenza particolare perché parlerà il direttore sportivo Sandro Federico, insomma siamo abituati a vedere i direttori sportivi che parlano o quando le situazioni sono troppo buone o quando le situazioni invece non sono così buone, quindi magari potrebbe essere una domanda per domani per il DS Federico. Attualmente non so, sicuramente starà seguendo qualcuno in particolare dalla Serie D, come già ha fatto in passato con Diachite, potrebbe essere un'opzione. Di certo, per quella che è la politica attualmente del Teramo, cioè di andare soprattutto sugli under, di cercare di valorizzare, di fare minutaggio e di pensare anche a future plusvalenze, potrebbe essere un'opzione. Per quanto riguarda la primavera, purtroppo lo stop sicuramente non ha aiutato il Teramo per certi versi nel cercare comunque di coltivare certi giocatori, nel farli crescere e magari anche affiancarli sempre di più alla prima squadra. Però in questo tempo di pandemia è chiaro che si è scelto il male minore. Io credo che comunque sul settore giovanile ci siano dei profili che immagino Paci avrà già visionato e che quindi adesso con la ripresa magari potrà nei prossimi mesi, il prossimo anno, se rimarrà, anche integrare maggiormente. Intanto ho intravisto, Maurizio, grazie, l'ho intravisto proprio il gol del Bayern Monaco.
quindi Lazio in svantaggio sotto 0-1 contro il Bayern Monaco. Poi vi diamo anche il marcatore che adesso chi era? Bentancur ha fatto il retropassaggio. No, guarda, è uno nuovo. È uno nuovo che ha segnato per il Bayern Monaco, che col Teramo ci entra sì, solo per un fatto di cognome, perché sì, ha segnato Robert Lewandowski. Sì, ma l'assist è stato fatto da un giocatore della Lazio come Bentancur, lo so. Vabbè, può capitare. Andrea, vuoi vedere? Lo so. Vuoi vedere? Ti faccio vedere una doppia schermata. A proposito di alti e bassi, in realtà noi l'abbiamo divise le due schermate, non tanto nei risultati, quanto con la caratura delle squadre. Guarda il Teramo con le piccole e poi ti faccio vedere il Teramo con le grandi. Questa è con le piccole. 15 punti su 39, non è che il Teramo abbia 39 punti, su 39 disponibili, 15 punti su 39. Guarda con le grandi, te lo faccio vedere tra poco, che è una è totalmente differente. Maurizio, mi fai vedere, eccole qua. Su 36 punti disponibili ha fatti 20. Beh, ma è in linea con quello che ci aveva detto il DS Sandro Federico qualche puntata fa. C'è una propensione del Teramo a essere più efficace quando gioca con le squadre che per spessore sono portate a fare maggiormente la partita, soffre contro quelle squadre che sono per spessore portate a essere più prudenti. E quindi chi pratica un calcio offensivo soffre a sua volta contro il Teramo, che sa rubare palla, sa ripartire, sa sfruttare gli spazi. Dovrebbe farlo meglio, perché è chiaro che l'attacco non è che produca molto, però come tipologia di gioco, come caratteristiche che è il Teramo, contro queste compagini che hanno una certa propensione rende meglio. Contro chi, come la Cavese di turno, viene al Bonolis, si difende, va in sofferenza perché non trova materiale per pressare, non trova materiale per ripartire, non trova gli spazi dietro la difesa perché sono talmente basse queste squadre, e lì si sente la mancanza poi di un centravanti che ti agevoli nelle giocate, e magari alcuni giocatori che sono di spessore, che dovrebbero fare la differenza in certe partite, in certi momenti della stagione, sono venuti a mancare. Non sempre, perché poi quando Bombaggi o Costa Ferreira, perché poi i nomi principali sono quelli, hanno invece giocato partite al loro livello, lì poi insomma si è vista la differenza. Mi viene in mente la partita di Costa Ferreira con la Vibonese, anche la Vibonese è una squadra che si chiudeva e ripartiva, ma lì comunque Costa Ferreira con il suo grande talento aveva rovesciato quasi da solo la partita. Però le considerazioni fatte a suo tempo da Sandro Federico trovano sintesi nelle due schermate che hai proposto, e io invece questo, ti do un'altra chiave di lettura e poi riparto da te, perché voglio invece un parere. Maurizio, prima hai fatto un miracolo, me l'hai messe a fianco, una schermata vicina all'altra. Io invece vi offro un'altra chiave di lettura, perché spesso si dice, ed è in parte è anche vero quello che dici te, cioè il Teramo trova più spazio per le caratteristiche di gioco che ha e per le caratteristiche dei giocatori che ha, riesce a fare più gioco con le squadre che ti lasciano spazio. Io invece provo a darvi un'altra chiave di lettura. Quando giochi con le grandi, così come era all'inizio del campionato, hai lo stesso sentiment, cioè non hai l'assillo di dover vincere per forza, e questo rende questa squadra più leggera, cosa che non ha e non avrà mai, né quando gioca con le piccole, né quando è talmente alta in alto in classifica, e lo è stato, che ha un obiettivo più grande di quello che internamente è pensa di poter raggiungere. È una lettura che ci può stare, ed è una lettura mentale, e a me le letture mentali piacciono sempre tantissimo, e ritengo che sia un'osservazione pertinente. Quindi può esserci questo aspetto legato alla parte mentale, alla parte dunque di come prepari con la testa la partita, il sentire o meno la responsabilità di dover fare punti. Dall'altro c'è invece una lettura più tecnico-tattica, più basata sulle caratteristiche intrinseche della squadra, e sono a mio avviso letture che ci stanno benissimo. Certo, Francesco, voglio una lettura da te anche in considerazione di quello che ha detto, che stava dicendo prima
prima Ania, nel senso che questa è una squadra che probabilmente mentalmente ha bisogno sempre un po' di uno schiaffo, forte, meno forte, per ritrovare il bandolo della matassa. Sono tutte, chiamiamole letture, ipotesi, ragionamenti che ci stanno bene tutti. Io ci aggiungo quello che già ho detto altre volte, perché tutto questo si è riferito alla prima parte del campionato. Il Teramo tutto sommato andava bene e trovava i cosiddetti, per sintetizzare, i cosiddetti stimoli con qualsiasi squadra. E poi Mendre è capitato tutto quello che è capitato perché forse la squadra aveva dato il massimo in alcuni, soprattutto in alcuni giocatori, secondo me, come complesso, tutti gli 11 che scendevano in campo. E perché poi quando devi fare, come si suol dire, di necessità virtù, quando ti devi aggrappare ad altre risorse, risorse tecniche, risorse mentali, risorse da parte dei giocatori più bravi, queste risorse sono venute meno, a cominciare dalla mancanza di un attaccante. Io l'ho sempre detto, ma è il pensiero di tutti, non nessuno dice un goleador abituato a fare 15-20 gol, perché può anche venire a Teramo, che è una piazza di ottimo livello, però servono altre risorse che forse in questo momento non erano a disposizione. E quindi tante volte determinate partite che il Teramo negli ultimi mesi ha pareggiato o ha perso, magari avrebbe potuto vincere o pareggiare se ci fossero state le risorse di alcuni giocatori, un attaccante. Troppo a lungo abbiamo aspettato, o per meglio dire, ricordava bene la partita con la Vibonese Andrea, ma di partite come quella con la Vibonese Costa Ferreira non è che ne abbia fatte molte. Tu dici, ma te la prendi? Sì, è ovvio, io me la prendo, tra virgolette me la prendo, sì, mi aspetto sempre qualcosa di più da Costa Ferreira, da Bombaggi, da Ilari, da Arrigoni, da Mungo, che dopo ha voluto... Poi ne parliamo di Mungo, perché abbiamo preparato... Quando stava giocando si è fatto pure male. Sai, a me Piacentini è uno che quando gioca è migliorato tantissimo rispetto a due anni fa e anche alla passata stagione, però mi mette l'ansia. Oh, a proposito di ansia, soffro, visto che ci hanno scritto, scusa, visto che ci hanno più di scritto... tanto, più di tanto con Piacentini, che è un giovane, con altri ragazzi non te la puoi prendere, sia quando ti danno quel di più e vedi la differenza, è un qualcosa che ti deve accontentare, mentre non mi accontento dagli altri. E queste come possiamo dire, manchevolezze, queste magagne si sono notate di più nella seconda parte del campionato, quando poi hai sofferto sia con le piccole che con... Scusa Francesco, che sono fatta per la partita con il... Però io ho sentito anche le parole di Tentardini dopo la partita di Castellammare, anche lui ha fatto riferimento a ci svegliamo dopo che prendiamo gli schiaffi. Ma sbaglio, a inizio stagione il Teramo faceva proprio l'opposto, cioè gli schiaffi li dava all'inizio, anzi, li dava all'inizio ed erano dolori, sì, per gli altri. Non aveva pressione. Era libero mentalmente, un po' quello che ha detto Bombaggi anche nel post gara contro il Potenza. Però come non hai le pressioni all'inizio, voglio dire, secondo me è successo qualcosa in riferimento, insomma, alle note vicende che hanno probabilmente smontato da un punto di vista mentale la squadra, nel senso che hanno fatto smarrire quella grande convinzione con cui si andava in campo, perché io capisco che magari poi sono cresciute un po' le pressioni, però quell'atteggiamento, quel modo di stare in campo, quel modo di essere coesi, poi non lo si è più rivisto, e secondo me non lo si è più rivisto non solo per un fatto tecnico-tattico, ma proprio per un fatto mentale, perché è mancata quell'unità di gruppo, quella coesione che spinge un'intera collettività a fare un determinato tipo di risultato sportivo. Determinate vicende sono state purtroppo, a mio avviso, incassate male e la squadra ha risposto male. Quindi però ti faccio ascoltare, allora, questo proposito, Andrea. Scusa. Ti interrompo. No, scusami Francesco, vi interrompo perché poi la discussione la portiamo avanti. Però sabato, in conferenza stampa di presentazione della gara, proprio te, Aia, hai fatto la domanda a Massimo Paci proprio sul fatto se alcune vicende possono aver influito
sulla tenuta. Quindi quella che vedrete è la conferenza stampa di presentazione pre-Juve Stabia. Lo ascoltiamo. E siccome ovviamente è impossibile non allargare la visuale alle ultime 14 gare dal punto di vista dei risultati, ti chiedo, in queste 14 gare quanto hanno inciso alcune vicende extracampo di cui stiamo parlando, ovvero vicenda Piacentini, vicenda Diachité, vicende rinnovi, calciomercato, insomma, qual è il tuo punto di vista rispetto a queste situazioni? Beh, aggiungerei anche il fatto che siamo molto giovani in campo. Domenica siamo partiti con 5 under e abbiamo finito con 7 under. E questa è una cosa che in questo girone così difficile influisce inevitabilmente. Sono tutti aspetti che comunque contano, perché quando hai l'ambiente totalmente concentrato e unito riesci a dare il massimo. A volte queste distrazioni esterne che ci sono state non ci hanno permesso di dare il massimo, ma questo credo che faccia parte, queste difficoltà sono per noi ma sono anche per le altre squadre, e quindi non andrei a trovare troppi alibi. Noi come squadra l'unica partita in cui io posso dire che non abbiamo dato tutto è l'ultima partita contro il Potenza. Quella è l'unica partita in cui posso dire di non essere stato contento dei miei ragazzi, ma ci sta, anche le grandi squadre sbagliano le partite. Questo per me non cambia il grande lavoro che stiamo facendo. Ecco, queste erano le parole di Pace. Francesco, prima io ti ho interrotto. Adesso con questa pillola che abbiamo fatto sentire... Stavo per dire, sull'onda di quella che diceva Andrea, che le vicende hanno influito e come. È normale che hanno influito. E aggiungo, non possiamo dimenticare... Ma in che modo possono, secondo te, aver influito? In che modo? Ti faccio subito l'esempio. Intanto, magari... Piacentini ha perso quella condizione, siccome parlate di mente, allora fisica e mentale della prima parte del campionato, poi messo fuori squadra, poi reintegrato, adesso non sta giocando come giocava prima. Stessa identica cosa di Diachité. Ti aggiungo di più, qua si dimentica sempre, è una vita che io lo sostengo, io forse sono il primo a volte a dimenticarlo, che in campo vanno giocatori che si portano dietro i problemi, le gioie, i dolori, chiamiamoli così, di un'intera settimana, non solo vissuti sul campo, ma vissuti quindi con la società, ma vissuti anche a livello magari familiare. Vanno delle persone umane, mica vanno delle macchine, spingi Ender là, non so che, boom, e parte tutto. E quindi anche la vicenda dei rinnovi può aver magari inconsciamente influito, e spiego perché. Perché non dico che quegli 8, 9, 10 giocatori, quant'è che ne sono, che sono in scadenza di contratto al 30 giugno e che non sanno che futuro avranno, proprio in generale, non solo a terra, ancora non sanno niente, e mica dico che l'hanno fatta apposta a rendere, non dico a giocare male, ma a rendere molto meno di quello che potrebbero rendere. Ma magari capita inconsciamente, perché è così, perché basta chiedere a un qualunque professore di psicologia, gli presenti il quadro e ti dà le risposte. Siccome io ho parlato con più di un professore di psicologia, se uno crede a queste persone, che se no, se non crediamo ai dottori di psicologia, non dobbiamo credere manco a quello che ci misura la febbre, la pressione o che ci fa l'iniezione alla chiappa quando ci abbiamo l'influenza, o adesso altro tipo di iniezione per il flebo, per il Covid, scusate. E quindi anche ecco perché dico in che misura ha influito. La misura non lo sappiamo, però troppe, chiamiamole, vicende extracampo, ecco, per non dire extracalcistiche, perché riguardano sempre il calcio e la squadra, extracampo possono aver influito anche sotto questo aspetto, che la vicenda Piacentini di colpo fuori per sappiamo per quali motivi può aver influito su Piacentini, può aver influito su alcuni compagni, l'atteggiamento dell'allenatore, dei direttori e tutto il resto può aver deluso gli stessi giocatori, dico magari, non lo so, li ha deluso. Te ne posso aggiungere una? Te ne posso aggiungere una? Così, sì. dal di fuori, magari qualche compagno di squadra è dispiaciuto nel vedere Di Matteo sempre fuori fino a mercoledì scorso contro il Potenza. Anche sì, però vi siete informati come stava Di Matteo?
E io già ho discusso in un'altra televisione la settimana scorsa, come ho sentito parlare da te e da tanti altri, Minelli è fracico, mi dispiace per Minelli, ma sta là, 3 anni di soldi buttati, gli vorrei dire, no? Perché se, questo è arrivato già che era reduce dall'infortunio. Lasciamo perdere comunque Minelli, Lasic che era azzeccato, perché se Lasic rigioca e poi magari non cade negli infortuni, Lasic ha dimostrato di essere un lusso per questa categoria. Ma, ossia, voi avete le conoscenze come ce l'ho io, voi parlate con i giocatori, anche volendo dietro le quinte, molto più di me, domandate a chi vi pare piace, domandate come stava Di Matteo, che poi Di Matteo poteva fare magari 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti. Il processo di reintegro di un giocatore che non gioca da un anno prevede, secondo me, a mio avviso, che giochi 60 minuti dall'inizio, ma questo lo dico da ignorante, cioè vedendo. Sì, ma non è la prima volta che capita, mentre che un giocatore al rientro, anche se un anno, poi gioca, anche perché giocava le partite infrasettimanali. Una volta si faceva giocare con il campionato Berretti o Primavera, 1 o 2 partite e poi rientrava in prima squadra. Ma comunque ci può stare anche l'esempio tu che hai fatto di Di Matteo. È uno degli aspetti negativi o di queste vicende che possono aver influito sul rendimento della squadra. Perché se no dobbiamo pensare che questi la prima parte del campionato hanno fatto i fenomeni, ed erano talmente fenomeni che quando le partite abbiamo risolto facendo gol nei primi 10 minuti li crepavamo tutti quanti. No, se vai a riflettere al 3-0 di Terni, nemmeno a Terni abbiamo sfigurato. Il patatrack è arrivato dopo gradatamente. È vero quello che dici. Ragazzi, siccome sto per andare in pubblicità, intanto raddoppio del Bayern con Musiala. Dunque, praticamente, io non voglio dire nulla, ma durare 31 minuti agli ottavi di finale di Champions League... Beh, giustamente tu dici, bravo, tu dici meglio non andarci. Però diciamo che gli assenti hanno sempre torto, quindi... Assolutamente sì. Peraltro domani, hai detto bene Ania, ci sarà una conferenza stampa in cui parlerà il direttore sportivo Sandro Federico e anche responsabile dell'area medica del Teramo. Perché? Perché? Come perché? Forse avrà qualcosa da chiarire. Sì, esatto. Immagino che avrà qualcosa da chiarire sui vari... Non ho riso perché, cioè, io penso che all'interno di una stagione siano infortuni, alcuni che si prolungano, ma probabilmente di giocatori che avevano già negli anni precedenti ha dimostrato che di avere poca tenuta o comunque di essere soggetti a ricadute fisiche. Su Di Matteo piuttosto che Birligea, io la vedo molto semplice. In quel caso è la gestione di questi giocatori a livello di minutaggio nel corso dell'anno. No, perché questa è una cosa che è stata abbastanza sottaciuta, però nella rosa del Teramo c'è un solo giocatore che ha 156 presenze in Serie B e una decina in Serie A. Ed è Di Matteo. Poi, se stiamo al pedigree, non arrivano 80 ciascuno, Lasic e Costa Ferreira. Ora, Tentardini ha giocato un'ottima stagione, sta giocando un'ottima stagione, però che un giocatore, per quanto un po' in là con l'età, ma che ha un pedigree come Luca Di Matteo, non abbia potuto giocare anche da cambio, anche da subentrante, 10-15 minuti in svariate partite, e sia stato da chitto, d'amblè, all'improvviso, messo in campo dal primo minuto, evidentemente qui c'è stato un errore nella gestione del calciatore. Ripeto, è il calciatore con il pedigree più importante che ha la rosa del Teramo, il doppio delle partite di Costa Ferreira, il doppio delle partite di Lasic in Serie B, uno dei pochissimi, forse l'unico, che abbia giocato in Serie A. Quindi che si sia ridotto a essere stato titolare qualche partita fa, dopo oltre un anno di inattività, senza averlo preparato al ritmo partita, e poi cosa ci si aspetta? Idem Birligea, che non ha fatto il pedigree di Matteo, ma che, vista le problematiche in attacco del Teramo, possibile che si sia dovuto attendere la prima di ritorno a Palermo per vederlo
all'opera, peraltro così tanto positivamente. Ecco, queste sono delle cose su cui sarebbe giusto fare una certo. riflessione, e non so se è solo colpa se è solo responsabilità di Massimo Paci, perché io non so se in società hanno fatto anche dei ragionamenti su questi calciatori, probabilmente su Birligia sì, è stato detto dallo stesso Paci, era un giocatore in uscita, poi alla fine è rimasto, però poi metterli in campo dal primo minuto senza il benché minimo ritmo di allenamento in questo momento della stagione probabilmente rischi. Assolutamente. Ragazzi, ci dobbiamo fermare, poi rispondiamo ad un paio di sollecitazioni che ci sono venute da casa. Io prima di andare in pubblicità, comunque ditemi quello che vi pare, ma da 5 minuti sto pensando a te, Francesco, che hai parlato con uno psicologo del giocatore del Teramo. Perdonami, io quella scena adesso ce l'ho qui, non riesco a togliermela dalla testa, non riesco neanche a farvi più le forse domande. Forse c'è bisogno anche per cioè, lui. Io mi immagino la scena in cui tu lo incontri oppure lo chiami. Uno lo conosce pure Andrea. Sì, no, perché me l'avete fatto così. Sì, non mi avete fatto così. È quello che fa. Io adesso ho quella scena negli occhi. Ecco, bravo Maurizio. È perché sta... Ecco, l'abbiamo... Che cosa sta dicendo? Ma hai tolto l'audio, Francesco? Cioè, abbiamo perso il momento più... Il telefono che lo autocensura. Hai messo il silenzioso. Non ti abbiamo sentito, non abbiamo sentito niente. Hai urlato e non ti abbiamo sentito perché sei silenzioso. E mai un errore tecnologico fu più tempestivo. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Oh, eccoci rientrati, seconda parte. Proviamo a rispondere a qualche sollecitazione che ci è arrivata da casa, per esempio. Jacopo, sì. Scusi, prima del coso, devo, che se no sembravo lo scemo del villaggio che no. parlava e non si sentiva. Io comunque non avevo toccato niente, però forse non me ne ero accorto. Quello che ho detto prima è che me l'avete fatti così, fatte le tonsille. Me l'avete gonfiate. E sono 6 mesi, Minelli, Di Matteo, Lastic, Giovanni, Nicole, Pasquale, un conto chiede una volta, due volte, tre volte, dopodiché cambiamo argomento. Certo. Però non era questo tutto quello che stavo dicendo, siccome non me lo ricordo chiedo scusa. Perfetto, allora ti chiedo, rispondendo al messaggio che ci è arrivato da casa, sì. Un messaggio ottimista di un tifoso molto ottimista, perché dice... se il Teramo ritrova insomma la verve, la spensieratezza della prima parte di stagione, può arrivare al terzo posto. Questo invece mi sembra molto molto più pessimista. Può arrivare al terzo posto. Maurizio, vediamo la classifica. Un po' difficile. Io la vedo molto molto complicata, anche perché non è che in lotta c'è solo il Bari e poi le altre stanno con noi. Il Catania, se domani vince a Pagani, speriamo di sì, e il Bari, il Catania va a 41, il Catanzaro a 41, tu stai a 35, ossia devi superare Foggia, Catania e Catanzaro e raggiungere poi il Bari, che sono 1, 2, 3, 4 squadre che sono nettamente per organico, come ricordava prima Andrea, per il pedigree dei giocatori, per il passato, per l'esperienza degli allenatori, per l'ambiente, per tanti altri motivi, nettamente superiore a te. Quindi il Teramo dovrebbe diventare di colpo fenomeno e capace di vincerle tutte o quasi per provare a raggiungere. Ma capito, davanti a te c'hai 4 squadroni. Beh, sì e no. Poi abbiamo visto che tutto sommato... Perché sì e no? Scusa, perché poi fondamentalmente, Francesco... del Catanzaro. Perdonami, ma rivediamo sì. con le grandi, rivediamo, scusami Maurizio, torniamo indietro, rivediamo il percorso del Teramo con le grandi, la schermata di prima, sì. sì e no, nel senso che poi in realtà saranno anche squadroni, ma te ci hai fatto sempre ottime partite, cioè, quindi non è, allora per me è campato in aria il terzo posto, non perché il Teramo non abbia le qualità soprattutto in relazione alle avversarie. Io penso che è la distanza adesso che ti penalizza troppo e soprattutto l'abbrivio che hai preso. Jacopo, mi è arrivato un messaggio, scusami, sì. Per te.
Siccome no, rimetti la linea. Maurizio, la schermata. Ecco la schermata. Siccome i simboli delle squadre, di tutte le squadre, mi ha detto sono un tifoso del calcio, mi chiamo Francesco Di Francesco, volevo dire, non conosco tutti i simboli, la prossima volta sotto ogni simbolo ci puoi scrivere il nome o addirittura senza il simbolo il nome, allora, perché se no mi vengono le convulsioni. Sì. Vabbè, che qual è che non riconosci? Però allora basati, allora quelle sono le grandi del campionato, ok? E basati solo sul verde. Verde sono le vittorie, giallo sono i pareggi e rosso sono le sconfitte. Cioè, tutto sommato, tu hai perso solo due sconfitte. Male con la Ternana. Ma che fai? Che è una squadra a parte. Che è una squadra a parte. Però poi io non vedo, cioè, secondo me il discorso non è fattibile, chiedo anche ad Andrea e Dania, più che altro per la distanza. Allora, io ormai, allora, stiamo parlando di una squadra che, lo ripetiamo più volte, negli ultimi tre mesi ha vinto una volta sola, quindi o c'è una nuova svolta al contrario e questa squadra comincia a viaggiare al ritmo delle prime giornate, dei primi due mesi, allora forse, però visto il ritmo che penso il Bari intraprenderà a breve, il ritmo che ha l'Avellino, vista la distanza, visti tutti questi fattori, mi sembra che ci sia un lumicino, forse anche meno, di speranza. Poi vediamo cosa accade in queste prossime partite. Il Teramo avrà quattro gare interne nelle prossime cinque, tra l'altro con avversari che sono da sconto diretto, mi vengono in mente Catania e Catanzaro. Vediamo che segnale dà il Teramo in queste per poter aggiungici pure scusa Andrea, aggiungici pure la Ternana, sì sì, però la Ternana è una partita difficile, ma non è proprio lo scontro diretto. È comunque, sì, una partita difficile, anche se la Ternana sarà a pochi passi probabilmente dalla matematica quando arriverà a Teramo, ma questo potrebbe essere forse un bene per la squadra di Paci. Però se c'è qualche timido segnale, questo lumicino può estendersi un filo di più come luce, restando comunque flebile, altrimenti un piccolo lumicino resta. Ma solo per la matematica, perché io francamente non vedo ora come il Teramo possa lottare per il terzo posto. Quello è. Vi faccio sentire però una novità. Sei curioso, Francesco? Sì, Andrea, come no? Di che cosa parlo? Perché è una domanda che abbiamo rivolto a Paci domenica sera in diretta dopo la gara di Castellammare durante l'Abruzzo del pallone. Sono due domande. Una riguarda una cosa, diciamo, un obiettivo che non pensavo, addirittura visto che abbiamo parlato di terzo posto, adesso sembra che l'obiettivo principale del Teramo sia la salvezza. E poi sul minutaggio, perché Paci ha confermato che in realtà poi quando le squadre sono forti, mica è detto che bisogna fare minutaggio, lo ascoltiamo. Massimo Paci crede che la salvezza sia un traguardo, come crediamo un po' tutti, un po' riduttivo per questa squadra, oppure si accontenterebbe di fare in fretta e furia questi 6-7 punti, oppure magari diluirli da qui in avanti? Ma io oggi commento la partita, che abbiamo fatto una grande prestazione, e poi guardo la partita prossima senza fare troppi calcoli, non ha senso, insomma. Dobbiamo cercare di fare il massimo la prossima partita, vincere, perché è un po' che manca la vittoria e questo è il nostro primo obiettivo. In alcune sfide, soprattutto playoff, il Teramo almeno in avvio non fa minutaggio. È solo una coincidenza oppure chiaramente il tasso di esperienza in queste sfide conta? No, conta, nel senso che quando possiamo fare da qui alla fine, credo che ragioneremo così. Quando possiamo fare minutaggio, quando avremo necessità di non fare minutaggio, non faremo minutaggio, perché comunque le partite sono partite difficili, è un girone difficile, e quindi la strategia da qui alla fine è questa. Cercheremo, anche perché la nostra panchina è composta da solo giovani, solo under, quindi cercheremo di fare minutaggio quando è possibile, ma quando possiamo manderemo in campo la squadra che secondo me è la migliore per il momento. Aia, questa
allora, non c'è mai stata una direzione contraria, però insomma è una cosa interessante da sapere, nel senso che Paci dice, ma io guardo solo la partita, però poi quando si tratta di evitare il minutaggio perché evidentemente un tasso di esperienza ti serve, lo evita. Sì, tra l'altro è una cosa che già si era palesata in altri scontri playoff, comunque gare un po' più complesse, come a dire che insomma sì, va bene il minutaggio, va bene la valorizzazione, però insomma quando c'è in ballo, quando ci sono in ballo punti importanti, è meglio andare di esperienza, è meglio andare sul sicuro, perché preferisco fare punti e magari sbagliare con gente più esperta che magari invece vedere un under sbagliare. Quindi questo è un messaggio implicito, non di mancata fiducia nei ragazzi più giovani, ma un'attestazione del fatto che comunque ai giovani manca quell'esperienza che ha gente più esperta, un curriculum più importante che ha Rosa il Teramo, invece ha, che è importante in questo girone anche per cercare di risalire nella classifica. Per quanto riguarda, perché insomma ricordiamo quel terzo posto che ha espresso più volte la dirigenza biancorossa, anche il direttore sportivo Sandro Federico, proprio qui da noi a TV6. Per quanto riguarda invece, permettimi, il dribbling sulla salvezza, che non è molto tipico di un difensore, ecco, però evidentemente Paci nelle dichiarazioni, guarda, è molto bravo a dribblare. Garrincia a livello comunicativo. No. Garrincio sul campo e Paci in comunicazione a livello di dribbling, siamo lì, eh? Cioè, non è possibile avere una risposta quando la domanda è un po' che vuoi sapere qualcosa in più, non è possibile avere una risposta attinente alla domanda, è impossibile. Questo bisogna dare atto, perché è una strategia che è apprezzabile, tanto di cappello. Ci si prova, ma non ci si riesce. Lui è molto bravo in comunicazione, devo dire, molto bravo anche a fare il pompiere, sia quando le cose andavano molto bene inizio campionato, cercava di tenere gli animi calmi, sia adesso quando magari le cose non vanno così bene come prima, cerca di risollevare un po' il morale. Quindi questo è davvero, davvero molto bravo dal punto di vista comunicativo, perlomeno dal punto di pubblicamente, ecco, davanti a noi, davanti ai tifosi. Però quando sento parlare di salvezza mi sembra un po' un paradosso del Teramo, perché io penso che il Teramo in Serie C parta sempre per mantenere la categoria, cioè non è un obiettivo è un obiettivo scontato mantenere la categoria, cioè nessuno parte per retrocedere, quindi perché il giorno ovviamente che troverò una squadra che inizia per retrocedere, ve lo farò sapere. Beh, sarà una notizia, e al tempo stesso mi fa un po' strano sentire alcuni tifosi dire vabbè, ma ci dobbiamo salvare, ci salviamo. Ma io penso che da tifosa, qualunque tipo di tifoso, io punto sempre affinché la mia squadra possa fare il meglio possibile. Non è che mi accontento e mi dico vabbè dai, ci dobbiamo salvare. Questo mi sembra un po' paradossale a volte a Teramo sentire certi ragionamenti da alcuni miei concittadini. Sono veramente a volte sorpresa, ma anche in maniera positiva, perché io non riesco a essere una tifosa così razionale, devo essere sincera. Quindi soprattutto poi quando il Teramo parte così bene in campionato, con una rosa comunque importante, con un monte ingaggio importante. E con quell'inizio di campionato. Esatto, con quell'inizio di campionato e con quel monte ingaggi spesso sottolineato anche la presidente Iachini, che insomma il portafoglio lo ha aperto spesso e volentieri per la squadra, e non si è mai tirato indietro fino a un certo punto della sua gestione, quando poi insomma qualche linea guida è cambiata. Io non credo che si possa semplicemente dire ok, puntiamo alla salvezza e ci basta. Puntiamo al miglior posto piazzamento, al miglior posto in playoff e poi vediamo. Ecco, credo che tu non riesci a essere così razionale. Andiamo da un tifoso razionale, Francesco. No, che tifoso razionale? C'è uno che non è razionale, sono io, però cerco di interpretare il riferimento del tifoso, dei tifosi, vabbè, tanto ci salviamo, è riferito proprio al fatto, visto l'andamento iniziale, visto la posizione in classifica, visto i tre mesi senza vincere, quanto peggio vogliamo andare, ci salviamo, è riferito a quello, se no ovvio che il ragionamento è quello, non parte nessuno. Io credo che il Crotone in Serie A non è partito per dice, vabbè tanto pure l'altra volta retrocediamo sicuri, è partito con la speranza di raggiungere un traguardo oltre i propri limiti.
è la stessa cosa, secondo me, è quel discorso lì dei, dei tifosi, ma è riferito, credo, alla, alla prima parte del campionato, a quello che forse aveva illuso un pochettino tutti, che certo forse sì, ma io credo che ci sia modo e modo di esprimere, cioè, però è anche vero che questa... il Crotone non è il Teramo della Serie C, cioè il Crotone della Serie A non è il Teramo della Serie C, questo ce lo dovrai anche passare, Francesco, perdonami. Sì, sì, ma non è, ha detto Benania, però io ho fatto l'esempio, ogni paragone è lecito, ma non è, è vero, ma non esiste, non esiste una squadra, cioè, che tanto siamo qua, boh, anche se 10 anni che siamo in queste categorie, noi speriamo di salvarci. È ovvio che partono tutti con la speranza di salvarsi, ma ripeto, secondo me l'interpretazione che do io, ma può essere anche errata, è riferita al fatto che quei primi 2 mesi, quella prima parte del campionato fino alla gara con la Ternana, avevano forse ingigantito i meriti di questa squadra e illuso un po' tutto l'ambiente, che magari dice, ma forse veramente lottiamo, la Ternana già si era visto quello che valeva. Lottiamo per il secondo, terzo posto, sarebbe stato un altro campionato. Intanto io ho aperto la diretta Facebook e c'è un tifoso, Luciano, che giustamente che speriamo di salvarci. Andrea, voglio sentire la tua opinione. Ah sì, no, vabbè, la battuta. Io, sì, io sono d'accordo con quello che ha detto Francesco, lo si dice in un momento di negatività per sottolineare, vabbè, almeno ci salviamo. Il tifoso su Facebook che scrive speriamo di salvarci. Ma una squadra che è in organico, Bombaggi, Costa Ferreira, Ilari, Mungo, Arrigoni, cioè tu leggi questi giocatori e sai benissimo che non puoi essere una squadra che si può limitare alla mera salvezza, cioè basta questo per tacitare qualsiasi tipo di discorso, per cercare di quadrare un po' il cerchio. Il terzo posto è stato identificato come il piazzamento di riferimento, il massimo che magari si potrebbe chiedere a questa squadra. Poi se non sarà terzo posto, ecco, io sto a quella che è la griglia playoff. Il quarto posto sarebbe comunque una buona posizione, perché salteresti comunque un turno di playoff, e se questa squadra ha ancora qualcosa da dare fino alla fine della stagione, quindi anche nei playoff, già saltare un turno non sarebbe male. Quarto posto alla portata, pure questo è difficile, però è comunque un obiettivo meno complesso rispetto al terzo posto. Poi se non riesci a ottenere il quarto posto, scendiamo di livello, fare tra il quinto e il settimo posto, perché se fai al primo turno giochi in casa il primo turno secco e al 90esimo, anche in caso di parità, passi, certo. Perché poi arrivi all'ottavo, nono, decimo posto, il turno secco del primo livello lo giochi in trasferta e al 90esimo devi aver vinto, altrimenti sei fuori, come è successo lo scorso anno a Catanzaro. Teramo da ottavo fa 0-0 a Catanzaro al 90esimo ed esce. E aver evitato il sorpasso della Juve Stabia ha fatto sì che il Teramo mantenesse al momento almeno la settima posizione, cioè l'ultima utile per avere al primo turno lo scontro casalingo nella partita secca. Ecco, io direi che questi sono i parametri in questo momento da osservare. Prima di tutto fare i playoff, e in questo caso sì, sarebbe il minimo, poi avere una posizione che almeno al primo turno ti faccia giocare in casa. Poi l'obiettivo successivo può essere prendi una posizione che ti fa saltare il primo turno e ti fa andare direttamente al secondo, quarto posto, o ti fa saltare due turni, meglio ancora, terzo posto. Questi sono i riferimenti. Assolutamente. Chiedo scusa, Avellino e Bari sono irraggiungibili. Parla, come di solito dicono quelli bravi, parla questo fesso. Avellino e Bari sono irraggiungibili, perché immaginate quanti punti devi rimontare. Catania e Catanzaro, il Teramo deve rimettere la sesta o la quinta. E non è detto che non possa farlo, come nella prima parte del campionato. Ma devono rallentare anche Catania e Catanzaro, perché se tu da qui alla fine del campionato vai a un ritmo, no, vinci in casa e pareggi fuori, e ci vanno pure Catania e Catanzaro, è vero che abbiamo la fortuna di giocare con tutte vediamo il calendario, così vediamo anche gli orari, Francesco, così ti faccio vedere proprio il calendario con gli orari che è stato ufficializzato oggi dalla Lega Pro. Anche quando poi effettivamente gioca. Allora, qui mi sono scatenato, perché il tardo pomeriggio ho messo le stelline, alle 15 ho messo il sole,
e il piatto col coltello e la forchetta all'ora di pranzo e la luna alle 20:30. E là è per la però ad aprile 17:30 le stelline, dai, un po' di sole lì ci potrebbe anche stare. Lo so, non sapevo che cosa mettere, non c'era un vero e proprio tramonto. Là è l'anticipo del sabato, là è il turno infrasettimanale. Ecco, adesso lasciaglielo Maurizio che sta guardando attentamente il calendario. Tra Paganese e Catanzaro c'è il turno di riposo, Francesco, ecco. Ecco, sto qua. No, se tu mi dicendo... no, chiedo scusa, allora è semplice. Se tu vinci le prossime tre partite, metti un bel calendario. Eccolo. Ah, ma a Catania dobbiamo andare. Certo. Sì. E poi abbiamo la Terrani in casa. Sì. Vabbè, parlate voi perché non me ce la vedo più, dai. Perché? Va bene, sì. Facciamo, che è successo? Facciamo però devi considerare che il Catanzaro... Facciamo quarti. Il Catanzaro ha domenica la Ternana, mercoledì l'Avellino e domenica 7 marzo il Teramo, quindi noi dobbiamo vincere con la Paganese e poi il confronto diretto col Catanzaro come minimo, e il Catanzaro su tre partite ne deve perdere due, quindi fino adesso abbiamo mangiato la crostata di marmellata, adesso di colpo mangiamo la crostata della Lind o della Caffarel. Sì, arriva il mago Merlino o la fata turchina e trasforma in... non scherziamo, siamo onesti, ripeto, io non sono di quelli che nel momento dello sconforto dicono comunque meno male, perché se facciamo un altro 6-7 punti siamo salvi, perché sarebbe un fallimento totale e significherebbe perdere ancora troppo partite. Io sono tra quelli che mi auguro, e non vorrei dire anche in un momento di entusiasmo, va, diciamolo, ma tanto non so se ci credo poi tanto, sono convinto che questa squadra può tornare a fare bene per un buon periodo, soprattutto certo, in partite importanti. Francesco, è ovvio che se... io ho detto più volte e lo confermo che è sempre importante chiudere bene una stagione, anche in una stagione come questa dove hai affrontato questi tre mesi diciamo negativi dal punto di vista del risultato, anche se la classifica è ancora sufficientemente lusinghiera o più che lusinghiera, perché lo scorso anno la stagione scivolava nell'anonimato e si è conclusa nell'anonimato, perché dopo la pandemia hai fatto quella partita a Catanzaro 0-0 tutti a casa. Invece se tu arrivi ai playoff bene e giochi dei bei playoff, anche se c'è un solo posto per salire, ma superi un turno, due turni, tre turni, sei protagonista. Ma questo è utile anche al club, perché avanzare nei playoff vuol dire che i tuoi giocatori su cui punti per un'eventuale cessione vengono valorizzati. Gli stessi giocatori che, anche se dovessero andare via, generano anche contratto. E tu, società, chiudi bene, hai l'entusiasmo per ripartire, per riprogrammare. Se invece la stagione prosegue su questa scia, cioè di questa mediocrità che si è vista come risultati nell'ultimo periodo, ti finiscono le motivazioni e i giocatori che vuoi valorizzare non li riesci a valorizzare. Ma infatti ho detto mi auguro assolutamente. Ragazzi, siamo quasi convinti che questa squadra sarà capace di tornare a vincere il maggior numero di partite possibili, perché è ovvio che se concludi bene come sei partito, intanto significa una buona posizione nei playoff, ma magari anche giocando in casa solo il primo turno, però avendo dimostrato di avere la forza per andare a vincere nei turni successivi. Assolutamente. Però no, devi battere intanto la Paganese, ma cominciare a far cazzare. Vediamo il cammino ultimo della Paganese, Maurizio, perché la Paganese nel girone di ritorno, a parte ha cambiato allenatore, però nel girone di ritorno, Andrea, lo riconosci che ho messo come... come... Oddio, chi è? Chi è questo? Questo non è lo riconosco. Onesco, uno che il Teramo, insomma, lo conosce. Sembrava il fratello di Donnarumma. No, Daniel Onescu. Ah, questo è il girone di ritorno. Che ovviamente, come vedete, è positivo per quanto sia una squadra che è lì in classifica, ovviamente. Ha battuto 2-0 la Turris, si è fatto cacciare Fabiano. E gli scontri dire che cosa è, cosa sto parlando per conto mio, scusa, c'hai ragione, mi ero dimenticato che se ne veni non ci capisco niente con queste schermate, non è un problema tra il telefonino e il televisore. Scusa, hai il televisore davanti, che cos'è che non capisci?
Non ho capito cosa Ternana non... Paganese. Vabbè, il primo ha perso con la Ternana, ha vinto col Catanzaro, ha perso con la Cavese, ha vinto con la Vibonese, ha pareggiato a Francavilla e ha battuto in casa la Turris. Adesso avrà domani il Catania e domenica il Teramo. Quindi queste sono le gare che sarà chiamata ad affrontare la Paganese. Dove potrebbe tornare, Ania, Domenico Mungo e... Abbiamo anche qui una schermata apposita. Oggi mi è tornato in mente un refrain di una canzone di qualche tempo fa, di qualche anno fa, per sottolineare la mancanza di Domenico Mungo. La vediamo. Ah, vedi quanto manca Mimmo. Ecco, così la capisci, Francesco? 11 volte nell'11 iniziale. Guarda la televisione. Ti piace? Sì. Sì, sì. Ecco, 11 volte la televisione sono a 5 metri, nell'altra parete. 8 volte subentrato, 2 volte in panchina, 4 partite infortunato. Con Mungo 31 punti, senza Mungo 4 punti non hai mai vinto. Torna un giocatore che non pensavamo, forse rispetto a quanto avevamo visto l'anno scorso, che sarebbe mancato così tanto, Anna, sei d'accordo? Esatto, soprattutto poi si è fatto male nel momento migliore, quello in cui stava anche sbocciando quel 4-3-3 che poi nelle ultime due gare è stato di nuovo un po' accantonato, almeno per quanto insomma abbiamo visto, ma potrebbe anche tornare in auge. Domenica, esatto, dovrebbe tornare a disposizione, oggi è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, bisognerà vedere come sta nei prossimi giorni, come risponde il ginocchio destro, se non vado errato, il collaterale a cui avuto il problema delle scorse settimane. La vedo complicata un suo avvio, una sua partenza dal primo minuto, almeno così a rigor di logica attualmente la vedo un po' complessa. Di certo a gara in corso sarà certamente a disposizione, sarà una carta che sicuramente Paci sfrutterà. Poi se dai prossimi giorni starà particolarmente bene potrebbe anche rientrare in ballottaggio con la maglia titolare, però bisognerà anche vedere insomma Ilari, Viero, Mungo, come riuscirà a districarsi tra questi vari ballottaggi, tra queste varie scelte, il tecnico del Teramo. Francesco, per te la domanda, oltre all'importanza di Mungo, è qual è l'icona che ti piace, qual è il disegnino che ti è piaciuto di più, che rende più l'idea dei quattro? L'ambulanza. No, a me piace quello del tabellone del cambio, devo dire la verità. Oggi quando l'ho trovato ho detto no, vabbè, questo è bellissimo. Sarà perché ultimamente io e Andrea frequentiamo le ambulanze. Purtroppo. Non solo, anche perché Mungo ha problemi al collaterale come qualcun altro che viene dall'altra parte dell'oceano. Esatto. Che sta sbivaccando. Francesco, e torna Mungo? Non ho capito la domanda, scusa. Sei contento che torna Mungo? Porca miseria, no? Perché non ero inguardato, ho fatto pure i giri tavolino e capriole per la condizione. Io mi ricordo che te quella partita di Terni non te la sei dimenticata, anche se io ti ho sempre detto che in quella partita circostanza... Quella partita di Terni si... ho toccato un rimasero nervo. Rimasero male, ma per non dire si incazzarono tutti quelli dello staff e molti suoi compagni, perché quella era la partita nella quale un giocatore come Mungo mi deve dare di più, e dimostrò di non voler dare di più in alcune situazioni, se ve l'andate a rivedere, e ne abbiamo parlato tante volte, perché un giocatore della qualità di Mungo non può mancare l'aggancio su quel lancio che stavamo, mi sembra, ancora 1-0. Poi magari perdevamo 3-1, 4-1, quello è un altro discorso, il rendimento che il giocatore ti deve dare in quel momento per poterci contare nelle settimane successive. Certo, dispiace poi, a maggior ragione, perché Mungo ha grandi qualità, poi lo si è visto quando ha giocato quelle 3-4 partite di seguito, che stava giocando bene, dopo purtroppo si è fatto male. Adesso speriamo di recuperare. Tieni presente che oggi io mo ragiono come quando ragionavo che si andava tutti i giorni al campo a vedere gli allenamenti. È il primo allenamento con la squadra, quello di oggi, se non vado errato, o quello di domani. No, oggi non si sono allenati, quindi oggi. No, oggi si sono allenati? Sì, oggi la ripresa. E quindi se è il primo allenamento, pensare che possa giocare no. È fuori di luogo, impossibile.
magari soprattutto se la partita si mette bene 2-0, 3-0 e già hai potuto sfruttare il minutaggio in una partita quindi a quel punto non tanto combattuta, rientrare per farlo riacclimatare piano piano. Assolutamente. Oh, io devo chiudere, ragazzi. Secondo me il massimo è questo. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto. Gianni ci ha scritto che la gestione di alcuni giocatori è come è un po' troppo aziendale, nel senso che è una società che tratta i giocatori come macchinari molto buoni, ma senza poi la manutenzione, il che rende il macchinario spesso obsoleto e quant'altro. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto, anche quelli che ci hanno detto che manca un attaccante. Maurizio mi fa 4 con le mani, 0-4 del Bayern Monaco, ma che ci è andato a fare agli ottavi di finale? Bah. Quindi anche la Lazio, forse anche la Juventus, ma anche la Lazio uscirà a breve dalle coppe, sarà libera. Eh sì, e dire che fino a poco tempo fa gli unici liberi, adesso hanno iniziato a copiarci tutti. Hai spento il mio audio? Sì, dunque, no. Ma parlasse uno che negli ultimi 5 anni di Allegri ha fatto 2 volte la finale, ci può stare. Autogol di Acerbi. Purtroppo è andata male, ha avuto la sfortuna di incontrare le due squadre più forti in quel momento nel panorama però mondiale, di tutti i tempi. Parlasse uno che ha vinto 7 Champions, 7. Ma parla questo, che ha vinto dopo 44 anni una Champions. Era il 2010, ora ne sono passati 10 e ora devo aspettare un altro 34 anni. Io capisco che la domenica è stata nefasta, lo capisco, e purtroppo io lo capisco, è stata una domenica che solo il Teramo in parte ti ha risollevato, lo capisco e lo comprendo e ti sono sempre vicino. Prima il Teramo, senti amico mio, certo. Se non l'ho detto mai, sempre prima il Teramo, certo. Poi qualsiasi altra squadra. Ma non ho dubbi che intanto Maurizio tra un po' entra direttamente in redazione, in studio a tagliarmi. Ragazzi, vi saluto. Mi ricordo, martedì prossimo non ci vediamo. Esatto, bravo, hai fatto bene a ricordarlo. Martedì prossimo non saremo in onda perché c'è la partita del Pescara, quindi ci vediamo tra due martedì. Per Proteramo. Grazie Andrea, grazie Francesco, grazie Ari, grazie a voi, ci avete seguito. Ciao. Martedì. Buonanotte. 14 del digitale del Russo.